Siamo con Fabio Parretti, allenatore della nuova società polisportiva Chiusi. Allora Fabio, avete iniziato la preparazione in data di ieri, come sta andando? La preparazione sta andando molto bene, i ragazzi si impegnano, hanno messo subito in campo la determinazione che ci vuole. Siamo una squadra molto giovane, quindi ci vuole una grossa determinazione, una grossa disciplina, però i ragazzi stanno impegnando molto, quindi sono contento e felice. Senti, come ti sei trovato? Che accoglienza hai avuto qui nella società di Chiusi? Mi sono trovato subito benissimo, è una società importante e quando c'è stata la chiamata non potevo assolutamente dire di no, perché la società di Chiusi è una delle squadre blasonate e migliori che ci sono nella zona, quindi sono stato onorato della chiamata. Mi hanno accolto subito benissimo, mi hanno fatto sentire subito parte integrante del progetto e sono veramente felice di essere qui. Senti, la preparazione avete già affrontato il discorso dell'impronta che darai alla squadra a livello tecnico e tattico o avete solamente fatto la preparazione atletica? No, noi si è subito cominciato su un'impronta tattica ben definita e certo c'è anche un lavoro tattico, ma il riferimento è un lavoro atletico, ma il riferimento sempre al lavoro tattico, insomma. Senti, ora ti chiedo gli obiettivi che avrete per questa stagione. Gli obiettivi è, come ha detto il presidente, una salvezza tranquilla, però questa è una squadra giovane e se riusciamo a trovare una buona organizzazione di squadra e con ragazzi giovani così possiamo puntare sicuramente a essere competitivi anche con le squadre che sulla carta sono molto più forti di noi. Però insomma quella è sempre un'incognita. Il primo obiettivo che per noi è la salvezza, comunque gli obiettivi che ci poniamo noi sono partita dopo partita, poi vediamo. Comunque quello che richiede la società è sicuramente la salvezza. Bene, senti, possiamo annunciare il nome del nuovo capitano? Sì, il nuovo capitano è sicuramente Mazzuoli, poi c'è anche Fanfano, sono loro due le colonne portanti di Nuova Chiusi, anche perché come esperienza sono quelli un pochino, diciamo, tra virgolette più vecchi, anche se la squadra è giovane. Bene, allora non ci resta che augurarti un buon lavoro, un buon proseguimento di preparazione. Grazie. Grazie a lei.